Allora, Francesco, backstage del primo maggio, questo è stato un anno bello tosto per il lavoro. Come guardare così mi metto paura perché i tuoi trascorsi. Due parole su questa giornata, perché sei qui e perché siamo qui tutti. Ma guarda, credo che insomma sia nonché un onore stare qui e anche un dovere, insomma, perché questa non è solo una festa, ma è anche, come dire, una riunione di condominio per capire un po' che bisogna fare qua, insomma. Bisogna stringere i denti e cercare di... perché purtroppo la situazione è veramente critica. Io credo che bisogna, forse una via, una possibilità potrebbe essere smettere di pensare all'Italia come un punto d'arrivo, ma considerarlo come un punto di partenza, perché voglio dire, c'è l'unità europea, vedere al di fuori, ci sono realtà magnifiche, anche altre realtà molto peggiori, perché molto peggiori, peggiori, e quindi insomma... un po' di cambiamento dell'aria magari ci potrebbe far bene a tutti quanti per tornare qua e cercare di spodestare tutti e fare veramente un paese come Cristo comanda, ecco. È diventato un po' spettacolo quest'anno la protesta dei lavoratori, vero? Ma sì, sai, perché poi la demagogia, la speculazione fa tutto, no? Tu devi fare una protesta e allora niente, tac, diventa spettacolo, tutto spettacolo, per fa audience, per far parlare, per fa polemica. In Italia purtroppo è il paese della polemica, la polemica vince sempre, fa audience e quindi famo polemica. Poi però i problemi reali non si risolvono mai. Siamo a Roma, te sei abbastanza amato, dacci qualche anticipazione per il futuro, che stai a combinare? Ma beh, si lavora, sto facendo molto teatro, adesso dovrei cominciare un lavoro al cinema, però insomma io sono molto scaramantico, quindi meglio così. Vedremo tutti, ecco, se ci sarà. Bocca al lupo, grazie. Grazie a voi, ciao.